benvenute, benvenuti a questo secondo incontro. Allora, l'altra volta abbiamo parlato della pazienza nelle varie regioni, nelle grandi regioni del mondo, quindi nel buddismo, nell'induismo, nell'islam, nell'ebraismo, facendo dei cenni significativi, ecco, essenziali e significativi. E è stata apprezzata questa panoramica così di questa virtù e come anche si è colto da questo primo incontro, come la pazienza ha un grande valore in tutte le religioni, ecco, quindi non soltanto nella religione cristiana. È una virtù molto considerata anche dagli altri. Ora però vogliamo così vedere questa virtù che è stata scelta, anche è stato scelto di trattare questa virtù anche per il momento un po' che stiamo vivendo, per farci vedere un momento di difficoltà, un momento di prova. Poi la vita per tutti ha molte difficoltà e molte prove, quindi è sempre un momento di difficoltà, è sempre un momento di prova. Per cui abbiamo bisogno di riflettere su questa virtù, perché abbiamo bisogno poi di avere, come dire, un po' di ossigeno, un po' di anche di spunti, perché ci sono anche delle idee che ci aiutano ad essere pazienti, ci fanno riflettere su questa virtù che ci aiutano ad essere pazienti. Per cui non è un parlare così da un punto di vista intellettuale, ma vuole essere anche un modo per aiutare a vivere poi la pazienza. Infatti questo tipo di incontri che facciamo, che abbiamo fatto anche l'anno scorso e qui in questa sala, hanno un carattere anche così pastorale, perché in stile pastorale c'è scritto nell'annuncio, perché abbiamo bisogno anche di questo, non abbiamo solo bisogno della cultura per la cultura, ma abbiamo bisogno di anche spunti per vivere la nostra fede cristiana. Allora, la conferenza di questa sera ha per titolo La pazienza in Santa Caterina. Prima di parlare proprio esplicitamente di Santa Caterina, della pazienza di Santa Caterina, però farei un accenno a come la pazienza viene trattata da San Tommaso, perché poi Santa Caterina è legata a San Tommaso. Sappiamo che a Siena, dove lei è nata, viveva proprio sotto la chiesa dei Domenicani e quindi fin da piccolina ascoltava la predicazione domenicana, la quale a sua volta era fondata sul Dominismo, quindi su San Tommaso. Quindi c'è in Santa Caterina molto di San Tommaso, anche se poi lei ha un suo modo tutto particolare, lo vedremo anche un po' con riferimento alla pazienza. Però il collegamento con San Tommaso c'è sempre. Allora, cosa dice San Tommaso su questa virtù? Brevemente, perché San Tommaso fa i trattati sulle virtù, quindi le cose. Intanto, ecco, noi si parla della pazienza come una virtù, ma lui, siccome tutto non dà per scontato, niente dà per scontato, ma la pazienza è una virtù? Perché non è, perché si potrebbe contestare questa cosa. E lui si fa la contestazione e poi risponde alla contestazione. E dice, le virtù, questo lo afferma Sant'Agostino, in cielo sono allo stato perfettissimo. C'è questa convinzione che le virtù raggiungeranno in cielo lo stato perfettissimo.
Ora, in cielo sembra che non ci sia la pazienza, perché lì non c'è da pazientare di un bel nulla, no? Non soffriremo fame né sete, e non gli percuoterà la spezza del caldo e del sole, cioè lì, lì non c'è da avere pazienza. Allora, la risposta è questa: le virtù morali in cielo non rimangono con i medesimi atti con cui sono state esercitate su questa terra, che sono appunto rivolti ai beni terreni, e quindi non esistono più nella parte A, nella parte celeste. Rimangono però con la loro connessione al fine raggiunto. E mi spiego. La giustizia, per esempio, nella patria beata, non si occuperà più delle compravendite. La giustizia va giù su questa terra, quando si fa un contratto deve essere equo, questo è anche un modo di essere giusti, no? Non ci saranno più queste cose. In che cosa consisterà la giustizia nella patria celeste? Nella semplice sottomissione a Dio. È giusto essere sottomessi a Dio, e in quello troviamo la nostra felicità. C'è la giustizia, ma in una forma diversa. La pazienza, come ci sarà la pazienza nella patria del cielo? Ci sarà nel senso che godremo dei beni per i quali su questa terra non ne abbiamo pazientato. Capite? Lì si realizzerà avanti. E quindi la pazienza, secondo questa considerazione, esiste, perché esiste su questa terra e esisterà anche in cielo, in un modo, diciamo, diverso, ma esisterà anche in cielo. Poi si dice, nei cattivi non può esserci nessuna virtù, perché la virtù rende buono chi la possiede. Invece la pazienza noi a volte la constatiamo, per esempio, negli avari, i quali, pur di accumulare ricchezza, portano pazienza. È vero? E come no? È vero e come? È vero. Ci sono quelli che portano pazienza proprio perché vogliono esplicitamente fare il male. È un ladro che pazientemente fa un piano per rubare. Aspetta il momento opportuno e tutto. Allora, in questi casi si deve escludere la pazienza, secondo l'insegnamento di Sant'Agostino, che afferma propriamente, si dicono pazienti coloro che preferiscono sopportare il male senza commetterlo, piuttosto che commetterlo per non volerlo sopportare. Questo parla del caso dell'avaro, capito? Quindi, anche secondo questa seconda obiezione, la pazienza esiste, si può dire. Quella vera non ha questi connotati, e quindi c'è la virtù della pazienza. Ora, però, questa pazienza dove si colloca nel panorama delle virtù secondo San Tommaso? Ecco, San Tommaso, io qua lo dico in due parole, per San Tommaso tutto il sistema morale, delle virtù morali, quindi non le virtù teologali, ma le virtù morali, si fonda sulle quattro virtù cardinali, che sono la fortezza, la temperanza, la prudenza e la giustizia. Allora, secondo voi, tutte le altre virtù sono connesse a queste quattro virtù principali o cardinali? Va bene? Allora, la pazienza
dove, rispetto a quale virtù cardinale è commessa? La perseveranza. Non c'è come virtù cardinale. No, no, vi siete sbagliati. Vi siete sbagliati. No, ma ora l'ho fatta la domanda perché ora chiarisco meglio la cosa. Qual è la giustizia? La giustizia. La pazienza è in relazione alla fortezza. Poi mi avete detto temperanza, prudenza, giustizia, e poi ci sono quattro. Perché in relazione alla fortezza? Perché in relazione alla fortezza? Perché tutte e due c'è un sopportare qualcosa. Però mentre la fortezza sopporta il male più grande, che è il pericolo della vita stessa, il forte, il martire è quello che ha la pienezza della virtù della fortezza, quello che sopporta fino alla perdere la vita. Quindi nel forte, nell'uomo, nella fortezza c'è il sopportare il male più grande, mentre nella pazienza si sopporta qualsiasi altro male, male minore. Allora, secondo San Tommaso, la pazienza è una virtù connessa con la fortezza, ma subordinata, cioè minore, la virtù più aristocratica è la fortezza, e poi c'è la pazienza. E l'atto della fortezza consiste principalmente nel resistere al timore dei pericoli futuri, mentre perché il timore che spinge alla fuga e che la fortezza supera, va bene? La pazienza invece ha per oggetto principalmente i dolori presenti. Allora, infatti si dice che uno è paziente perché non fugge, ma perché sopporta lodevolmente quanto lo affligge ora, nell'immediato. È per questo motivo allora che la fortezza, siccome riguarda i pericoli, c'è un pericolo futuro che scappi, dove ti verrebbe di scappare ma non scappi, e questa è la fortezza. E allora ecco che la fortezza sarebbe nell'irascibile, secondo San Tommaso, nell'irascibile. San Tommaso c'ha l'irascibile, il concupiscibile, ecco, e poi c'ha l'intelletto e la volontà. L'irascibile è proprio della fortezza, mentre il concupiscibile è proprio della pazienza. Come il concupiscibile però è anche proprio della temperanza. Ecco, voi avete detto è della temperanza, è una forma di temperanza. Non è una forma di temperanza, cioè non è, la pazienza non è collegata, non è una virtù subordinata alla temperanza, perché la temperanza ha per oggetto solo le privazioni o le tristezze che si oppongono ai piaceri del tatto, ad esempio quelle relative alla privazione di cibo o dei piaceri veneri, mentre la pazienza ha per oggetto le sofferenze e le tristezze che ci vengono da altre persone, da altri. Quindi per San Tommaso la pazienza
è legata alla fortezza, è una virtù sull'unità della fortezza, e non alla temperanza, anche se essa si trova nel concupiscibile e non nell'irascibile, come è la fortezza. Ma la pazienza è una virtù più grande? Altra domanda che si pone San Tommaso. Uno gli verrebbe di dire sì, una grande pazienza, ma questo sull'onda dell'emotività, ma sul piano invece razionale, come è proprio questo grande teologo, dice, fa una considerazione precisa, dice come si stabilisce che una virtù è superiore ad un'altra, no? La virtù superiore è quella, tutte le virtù sono ordinate al bene, però alcune lo vanno direttamente a costituire questo bene, altre invece tolgono gli ostacoli semplicemente perché questo bene si realizzi. Allora, quelle che vanno a costituire direttamente il bene sono superiori a quelle che si limitano a, diciamo, a impedire che venga ostacolato il bene da raggiungere. E in questo senso, ovviamente, le virtù teologali che vanno a costituire direttamente il bene sono superiori. E tra quelle che vanno a costituire il bene, ecco, diciamo che dipende da quale bene vanno a costituire. Se il bene è più grande, sono superiori a quelle altre. Allora, la fede, speranza e carità vanno a costituire il bene più grande. La prudenza e la giustizia vanno a costituire beni meno grandi, quindi sono dopo le virtù teologali. Poi ci sono le virtù che tolgono gli ostacoli al raggiungimento del bene. Ecco. Ora, tra queste, le più importanti sono quelle che tolgono gli ostacoli più grandi al raggiungimento del bene. E la fortezza toglie un ostacolo molto grande, perché appunto lì c'è il pericolo di morte. Anche la temperanza, poi c'è la temperanza che invece diciamo impedisce, perché è impedito il bene con riferimento alla temperanza? Perché uno è attratto dai piaceri del tatto, ecco, e quindi, che sono molto forti però, e quindi non fa il bene che dovrebbe fare. Ecco, e questi comunque, tutto questo è superiore alla pazienza, perché la pazienza, diciamo, toglie gli ostacoli al bene minori, dove ci sono meno attrazioni, diciamo. Quindi in questo ordine la pazienza si trova: dopo le virtù teologali, dopo la giustizia e la prudenza, dopo la fortezza, dopo la temperanza, e c'è la pazienza. Sembrerebbe tutto questo discorso ridimensionare molto la pazienza, però poi, ecco, c'è una considerazione che San Tommaso fa, che è molto importante, che ci riporta la pazienza ad un livello, a una considerazione maggiore, ed è questa: quando uno deve sopportare qualcosa sul piano naturale, per poterlo sopportare bisogna che abbia in prospettiva un bene soprannaturale, cioè qualcosa di soprannaturale. E questo bene soprannaturale è la carità, ma la carità implica sempre la grazia, cioè uno non può compiere un atto di carità senza la grazia. Cosa vuol dire San Tommaso con questo discorso? Che la virtù della pazienza è una virtù che non si può configurare su un piano puramente naturale, mentre le altre virtù morali sono, come dire, possibili
senza che ci sia la grazia soprannaturale. È chiaro che per raggiungere la perfezione devono avere questa grazia soprannaturale, ma la pazienza è una virtù fatta in un modo tale che o c'è e allora c'è anche la grazia soprannaturale, oppure non c'è, oppure non c'è. E questo mi dà un valore grande. E la avvicina all'idea che c'ha Santa Caterina, sulla pazienza. Perché cosa dice Caterina riguardo alla pazienza? Lei non fa tutti questi discorsi, questi ragionamenti, che io tra l'altro poi vi ho molto semplificato, eccetera, ma usa delle immagini, perché lei è per tutta una donna, e quindi le donne amano queste immagini, eccetera. E poi comunque lei è fatta così, quindi queste immagini che però sono molto efficaci per farci capire le cose spirituali. Allora lei dice che la pazienza è il midollo della carità. La pazienza è il midollo della carità. Ora, usa molte immagini relative alla botanica, tipo albero, ramoscello, foglia, fiore, frutto, midollo. Il midollo, sappiamo bene che cos'è il midollo di una pianta, è la parte più nobile della pianta. E anche nell'uomo la spina dorsale, il midollo spinale, è la vita. Si blocca quello, se rimaniamo subito immobilizzati, nella vita. Quindi in quel midollo c'è la vita della persona. Allora, un'ipotetica carità, da questa immagine si ricava che un'ipotetica carità che non ci abbia la pazienza è come un tronco senza troppo vuoto, senza midollo. Cioè è una falsa carità. Voi sapete, dice Caterina, se nell'anima ci sono o no le virtù e se queste sono perfette? Osserva che cosa succede quando è il momento della fatica, quando è il momento della prova. Se in quel momento viene fuori, dimostri di essere paziente, allora è segno che la radice della propria volontà è morta e le virtù sono vive. Se invece nasce frutto di impazienza, questo dimostra chiarissimamente che la radice della propria volontà è ancora viva e le virtù sono lontane da quest'anima. Diciamo, nella migliore delle ipotesi, che sono imperfette. O non ci sono, o sono imperfette. E dice anche questo, che se uno potrebbe far sembrare di avere una certa virtù e non ce l'ha, oppure ce l'ha in modo imperfetto, ma non può nascondere nulla quando c'è di mezzo, quando poi mostra l'impazienza. Cioè la pazienza è la cartina di tornasole per tutte le altre virtù. Quando noi perdiamo la pazienza, dobbiamo sapere questo, che lì dimostriamo a noi stessi che siamo ancora lontani da quelle virtù che crediamo di avere, no? Detto questo, dice, sempre con riferimento a San Tommaso, ma in un modo un po' diverso, la pazienza è regina posta sulla rocca della fortezza, l'altra immagine. Quindi c'è il riferimento alla fortezza, perché prende l'idea di San Tommaso che la pazienza è una virtù legata alla fortezza. Però qui vedete come, usando questa immagine, la pone più in risalto, perché dice che è regina posta sulla rocca della fortezza.
Alla pazienza quindi è connesso qualcosa di eroico, e infatti, si pensa bene, sì, c'è il gesto eroico del martire, dell'uomo che si trova in un pericolo grave di vita, no? La pazienza non implica questo tipo di atteggiamento, ma provate a pensare a un susseguirsi di atti continui che ti impongono la pazienza, che ti costringono ad essere pazienti. Non c'è forse in questo qualcosa di eroico? C'è come? Ci sono particolari forme di pazienza che vengono fuori dalla dottrina di Santa Caterina. Una riguarda il mondo del lavoro, che è molto importante, dove appunto tutti abbiamo fatto l'esperienza e dove si gioca molto della nostra vita, molto tempo della nostra vita, e dove è richiesta molta pazienza nei rapporti con i nostri colleghi, eccetera. Allora, cosa dice Caterina su questo punto? No? Usa una frase che viene da una domanda che Caterina fa al Signore: che cosa vuoi, Signore, che io faccia? E la risposta di Dio è: dà l'onore a me e la fatica al prossimo. Dà l'onore a me e la fatica al prossimo. Allora, cosa vuol dire questa frase? Cosa c'è dietro questa frase? Vuol dire che nei rapporti di lavoro, i rapporti di lavoro non devono essere impostati secondo una logica egoistica, pensando a se stessi, magari alla propria famiglia, all'interesse proprio. Caterina, attraverso questa frase, ci dice, Dio stesso che ce lo dice, qualsiasi tipo di lavoro, la prima cosa che bisogna fare è dare onore a Dio, dare gloria a Dio, perché se fai quel lavoro, se hai quella capacità, se hai quella possibilità, è perché Dio te l'ha permesso. Dare onore a Dio. E fatica, e la fatica al prossimo tuo, cioè la fatica che fai nel lavoro, ecco, la devi fare pensando al bene che puoi fare agli altri. Cioè il lavoro va sempre visto in un'ottica di servizio per gli altri e per la comunità. E poi ovviamente ognuno ha diritto di essere compensato per il lavoro che fa. Però la fatica, dai la fatica al prossimo tuo, vuol dire lavora per gli altri, che fai un servizio per gli altri. Questo cambia tutto, se dietro il lavoro, se quando si lavora si pensasse a questo, il lavoro verrebbe fatto in ben altro modo, e il lavoro sarebbe veramente un modo per santificarsi, e lo è per le persone appunto che lo vedono in questa ottica. Se no diventa una forma egoistica che alla lunga poi sembra, diciamo, che sembra nell'immediato che sia conveniente operare in quella maniera, ma poi alla fine non ti acquieta, non ti soddisfa, sei sempre in uno stato di agitazione e di contrasto con gli altri con cui lavori. L'altro aspetto della pazienza riguarda il dialogare, il dialogo. Questo lo presenta in una lettera, la numero 104. Dialogare per Santa Caterina non è, come spesso succede, un arenarsi in logomachie provviste e inconcludenti. Parlare. Il dialogo non è questo. Questo è un confabulare salottiero. Questo, e al Beato Raimondo, che è il suo confessore, gli consiglia, gli dà delle belle indicazioni, dice:
di fuggire ogni conversazione se non quella che è di necessità per la salute delle anime, e aggiunge ancora: non vi andate dilungando nelle conversazioni sotto colore di virtù, col pretesto di fare quelle cose per edificare il prossimo. Tuttavia, se la gloria di Dio e il bene degli uomini lo richiedono, dilettatevi con i pubblicani e con i peccatori, come faceva Gesù. Il dialogo naturalmente è un segno di amore che esprime stima e cerca comprensione. È sicuramente un segno di amore che però richiede pazienza. Il dialogo richiede pazienza. E lo sanno le persone che hanno una vita sociale, che hanno vero nostra vita, perché lei è una persona così, quindi sa, questa parola credo che la capisca bene, no? Sì. Bisogna avere pazienza. Ecco. Ora, il dialogo si può avere con Dio, si può avere con i propri simili e si può avere anche con le cose che si fanno, con le opere che si realizzano. Allora, bisogna avere pazienza con Dio nella preghiera, questo è il dialogo. Perché? Perché spesso non riceviamo sempre quello che domandiamo, ci sembra che Dio non sia contento di questo. Con i nostri simili è lo stesso, e quindi per i quali si deve essere, come dice Caterina, come Cristo che con affocato amore satisfece. Bisogna avere molta pazienza con il nostro posto. E anche con le cose che si fanno, perché le cose che si fanno bisogna sempre dare gloria a Dio. E non pensando che siano comunque cose nostre. No, non sono mai cose nostre. Qualunque cosa riusciamo a fare, è sempre ce l'abbiamo fatta, perché Dio ci ha permesso di farlo. Poi noi abbiamo collaborato con Dio, ma non avremmo potuto fare se Dio non ce l'avesse permesso. L'impazienza denota mancanza di amore e provoca gravi danni. Sul piano internazionale la mancanza di dialogo porta alla guerra, sul piano politico alla violenza dei diritti umani, sul piano sociale alla lotta di classe, sul piano economico alla concorrenza sleale, sul piano familiare al divorzio, sul piano cristiano allo scisma e alla divisione, come purtroppo accaduto. Questa è la cosa peggiore di tutti, peggiore anche della guerra. Allora, detto questo, vediamo qualcosa, dopo ritorneremo ancora sulla dottrina di Santa Caterina, sulla pazienza. Qualche esempio di pazienza nella vita di Santa Caterina, perché Caterina non ha soltanto dato consigli sulla pazienza, ma poi l'ha praticata nella sua vita, in modo eroico, ha fatto vedere che cos'è la virtù della pazienza. Un caso è emblematico. C'era a Siena una donna anziana che faceva parte del gruppo delle mantellate, cioè del gruppo di queste terziane cui faceva parte Caterina, che vivevano, avevano momenti in comune, preghiera, facevano del bene, cioè delle sante donne, tra virgolette sante donne. Poi, vabbè. Questa donna aveva un cancro al seno. La cosa era che questo cancro dava un fetore indescrivibile. Nessuno ci andava a medicarla, anche per la paura dell'infezione, sapeva bene che cos'era questa cosa. Quando Caterina seppe di questa, si chiamava Andrea questa donna, che poi la trattò malissimo, c'è proprio anche questo particolare, cioè era di un carattere terribile.
fu per lavare, pulirgli la ferita, per medicarla, il fettore era così forte che a un certo punto tese di stomaco. Non ce la fece a resistere. Naturalmente questa cosa non la poté sopportare, Caterina. Di non aver resistito a questo dolore insopportabile, e disse: viva il Dio mio sposo, per il cui amore servo a questa mia sorella, ciò che tanto mi ripugna entrerà ora nelle mie viscere. Così dicendo, cosa fece? Prese una bacinetta, ripulì tutta la piaga con l'acqua, la spugna, tutto bene, e poi prese questa bacinetta e la aprì. Fatto vero, perché siccome aveva fatto quella cosa, che poi dice che è il demonio che l'aveva portata a venire a vomitare, no? Non potete sopportare di non aver resistito questa cosa, allora si fece violenza. Fammi capire che tipo di persona era Santa Caterina, a che punto poteva arrivare. Bene, la notte seguente le apparve il Signore per dirle che aveva con quel gesto superato se stessa. Poiché, disse, ti sei fatta tanta violenza da bere per amore mio una bevanda impossibile, io ti darò una bevanda meravigliosa che ti renderà ammirevole presso tutti gli uomini. Finito che ebbe di dire queste parole, il Signore accostò la bocca di Caterina al suo costato in modo che succhiasse questa linfa che veniva dal Cristo, e gli disse: bevi abbondantemente dal mio costato, mia figliola, questa indicibile e dolce bevanda, sazia nell'anima tua e il tuo corpo, quale hai disprezzato per me. Da quel momento lo stomaco di Caterina non poteva più ricevere nulla. Caterina non mangiò. Gli ultimi anni della sua vita Caterina viveva soltanto dell'Eucaristia. Non poteva più ricevere miracolosamente. Dopo aver bevuto lì al costato di Cristo, non aveva più bisogno di mangiare. Non poteva mangiare, perché l'avrebbe ributtato subito. Non poteva mangiare cibo. Questo per dirvi, ecco. Comunque la pazienza di Caterina si esercitò soprattutto, l'eroismo della pazienza di Caterina fu particolarmente esaltato in quanto fu privata di beni onesti. Cosa vuol dire? I beni onesti sono quelli che rendono l'uomo onorato davanti agli altri, no? Come il buon nome, no? Avere una buona reputazione, no? Le amicizie, i buoni studi, tutte le cose che aiutano a esercitare le virtù. Ecco, qui fu grande la pazienza di Caterina. Perché? Perché quando cominciò ad essere giovinetta, lei aveva fatto pensate solo all'età di 7 anni, il proposito di rimanere, di consacrarsi al Signore. Però, diventata più grandicella, i suoi la volevano far mancare la volevano privare di questo bene onesto che è la consacrazione religiosa, no? E gliene fecero di tutti i colori, gliene fecero di tutti per distoglierla da questo suo proposito. C'aveva una cameretta, gli tolsero quella cameretta, lo costrinsero ai lavori più pesanti in modo che non potesse dedicarsi alla preghiera e al suo proposito, no? La pazienza che dimostrò in questa persecuzione d'animo e l'animo col quale la sopportò fu meraviglioso e rimase ferma nel suo proposito. Ciò nonostante il demonio,
che non riusciva a farla ricevere dal suo proposito, cercò di impedirlo almeno per un po' di tempo. Allora fece in modo che la mamma Lapa, la mandasse per distrarla ai bagni caldi. A Siena ci sono ancora oggi ci sono le terme, no? C'erano anche allora, naturalmente molto più rudimentari, ma bene, questo poteva essere una distrazione per lei, ma cosa fece per lei? Si mise là dove l'acqua era bollente fino a ospionare la pelle. Per mortificarsi. Ed è lì che chi ha raccontato la sua vita dice che solo per miracolo non è morta a causa del... doveva morire per il calore, per quanto tempo era stata davanti dentro quell'acqua così bollente. E un'altra cosa, dove lei ha ovviamente accettato, è l'invidia. Queste donne, queste altre donne cosiddette sante che facevano parte di questa piccolo gruppo cosiddetto delle mantellate, perché portavano un mantello nero, erano donne per lo più anziane che si dedicavano all'opera di bene, alla preghiera, ma vedendo i prodigi che faceva questa più giovane, tutti lei era più giovane, tutti, infatti non la volevano far nemmeno entrare, è troppo giovane, poi dopo poi si sposa, eccetera, non volevano questo. Allora dissero che non era per Gesù Cristo che faceva quelle cose così prodigiose, ma per Belzebù, per il demonio, capito? E tanto fecero, e tanto calunniarono, che convinsero i superiori domenicani, i padri domenicani, a toglierla dalle annanze che facevano, a impedirgli di prendere l'Eucaristia, che per lei era una cosa vitale, lei stava proprio male fisicamente, quando non riceveva l'Eucaristia, non poteva sopportare di non ricevere l'Eucaristia, e anche la confessione, impedivano a queste cose. Quando poi riceveva la comunione, poche volte, dopo alla fine Lucia doveva tutti i giorni, perché per lei era impossibile vivere senza l'Eucaristia, ma prima non era così, dovette lottare per questo. Quando gli concedevano di ricevere l'Eucaristia, lei entrava sempre in estasi. Bene, però finita la messa, lei, la chiesa doveva essere chiusa, e quindi lei era in estasi, quindi vuol dire era immobilizzata, non si poteva spostare. La prendevano così, di peso, e la buttavano nella piazza, infastiditi, perché questa rimaneva lì, comunque, qualunque fosse il tempo che c'era fuori, la prendevano di peso e la buttavano fuori. E a volte, proprio infastiditi, gli hanno dato anche delle pedate, dei calci. E di fronte a tutte queste cose non si è mai sentito una volta che lei si sia lamentata. Considerava tutto quello che gli veniva fatto fatto con la retta intenzione, fatto per il suo bene, per il suo solo bene. Bene. Detto questo, la pazienza è una virtù. Come tutte le virtù, ci sono due vizi contrari, no? Uno per difetto e uno per eccesso. La virtù è sempre qualcosa che sta nel mezzo tra due abitudini cattive, diciamo così, no? Allora, il vizio per difetto della pazienza è appunto l'impazienza, il vizio per difetto. E il vizio invece per eccesso è l'insensibilità.
o negligenza, per non avere diciamo problemi, uno rimane fermo, negligente, non fa quello che dovrebbe fare per non andare incontro a cose che gli farebbero perdere la pazienza, oppure è impaziente, le fa mai impaziente. Allora, lui, Caterina rimprovera, pensate chi era Caterina, il suo confessore era un santo, beato Raimondo da casa, dicendo: ricordo, carissimo padre e negligente figliolo, pensate come chi era Caterina. Parlava, scriveva una lettera al Papa, il Papa era Dio in terra, veramente. E anche lui, anche a lui aveva da dire di rimproverare. Questa ragazza di Popolana, analfabeta, cioè, era capace di questi gesti. Il confessore, che era una santa persona, ma era un uomo, insomma, di fronte all'ardore, alla grandezza di questa donna, aveva appunto. Sembrava indifeso, dice: vi ricordo, carissimo padre e negligente figliolo, della dottrina di Maria e quella della dolce prima verità, abbiamo molti problemi in questo nostro tempo, per risolverli nel modo migliore non servono negligenza e apatia, ci vogliono invece le risorse di un paziente tenace. L'impazienza è il vizio però più tipico che si contrappone alla pazienza. E a provocare l'impazienza c'è intanto tante tribolazioni che derivano dalla nostra natura umana, dalla nostra condizione. Abbiamo tanti limiti, tante cose che ci costringono a non poter fare quello che vorremmo, non siamo limitati. E questo nella natura proprio ci porta tante volte l'impazienza, ma poi anche il demonio ci si mette con le sue tentazioni direttamente, oppure lo fa attraverso altre persone sulla cui lingua mette parole che ci portano a reagire, ad essere impazienti. E sì, quando agisce direttamente si mette davanti, si para davanti alla mente dell'uomo e ci fa vedere quello che non è in realtà, e vi sarà capitato anche a voi, di avere per un momento l'idea della persona di quella situazione che non è quella reale. In quel momento però vi sembra in quel modo, e lì c'è il moto di ira e di impazienza. A mente dopo, calma, e vedendo la cosa, magari non era proprio in quel modo, era un po' diverso, forse proprio non era proprio, era del tutto diverso, potrebbe anche incidere, ma molte volte, ecco, e lì vuol dire che il demonio si è messo lì, nella nostra testa, e ci fa vedere quelle cose che impara a lui, con qualche aggancio dalla realtà. E non crediamo che sia in quel modo, invece non è in quella maniera. Intanto però c'è stata l'impazienza, c'è stata l'ira, che ha provocato poi, provocherà poi delle conseguenze. Ci sono due tipi di impazienza comunque, un'impazienza grave, un'impazienza mortale, e questa è proprio degli uomini mondani, del mondo, e nasce in loro dall'amore del disordinato che portano a sé medesimi e alle cose temporali, amandole fuori di Dio. Costoro, quando ricevono qualche tribolazione o persecuzione del mondo, partoriscono impazienza, con odio e avversione per il loro prossimo, e mormorano contro Dio. E invece di capire che tutte quelle cose gli sono mandate per il loro bene, ecco, invece le vedono a loro, come il loro male, come il loro male, massimo male.
e diventano, dice Caterina, come demoni visibili che sono peggio dei demoni invisibili. Cioè queste persone che sono in stato di impazienza grave, che mormorano contro Dio, che si rivoltano contro il prossimo perché le cose non vanno come vogliono loro, diventano come demoni incarnati che sono peggio dei demoni, quindi di quell'altro che non si vede. C'è poi un'impazienza meno grave delle persone che invece vogliono essere di Cristo, hanno fatto una scelta di bene, però, come dire, la vogliono fare al loro modo, vogliono che le cose, il bene, diciamo, e quello che hanno da sopportare sia come loro vogliono, come loro si aspettano. E vi faccio due piccoli esempi. Uno ama un'altra persona in modo spirituale, quindi non in modo carnale, in modo santo, però vede che questa persona che lui ama ha una predilezione per un'altra persona, non per lui, non glielo ricambia, non glielo ricambia. Allora cosa fa questa persona che amava spiritualmente? Assume un atteggiamento sdegnoso, impaziente, cioè non vuole avere a che fare con me, nemmeno io, non avere a che fare con lui. Bene? Così? Questa non è un'impazienza mortale, è un'impazienza veniale, ma è un'impazienza. Oppure, uno ha un'infermità. Questa infermità non si vede, c'è, ma non si vede, per cui non ha, come dire, non mi viene come riconosciuta all'esterno. Lui lavorerebbe anche un'infermità per amore di Cristo, ma che fosse riconosciuta l'infermità che vuole lui e non quella che gli ha mandato, capito? Ecco, queste persone mostrano impazienza, un'impazienza meno grave, dimostrano che ancora sono lontani dalla perfezione, che la loro volontà è ancora viva, ecco, e non hanno, le cose non gli vanno proprio come loro vorrebbero. Bene, ora terminiamo con una cosa interessante, che sono i mezzi che Caterina indica per acquistare la pazienza. La pazienza è una virtù così importante, come si fa per acquistare la pazienza per Caterina? E indica 6 mezzi. Mettete bene in testa, dai, mi sentiranno anche la vostra. Il primo mezzo è questo. Consiste nel vero conoscimento di noi e della bontà di Dio in noi. Cioè, bisogna rientrare in noi stessi, capire chi siamo noi e chi è Dio. Noi non siamo nulla. Dio è tutto, siamo stati, veniamo da Dio. Non solo veniamo da Dio, ma vediamo in questo conoscimento che tutto quello che accade in realtà è frutto della bontà e della provvidenza di Dio. Chi riesce a capire, chi rientra veramente in se stesso, comprende che anche qualunque tribolazione, qualunque persecuzione fa parte di questa bontà di Dio in noi. Chi ha questo conoscimento raggiunge la vera e santa pazienza. E non prende più le cose piccole come se fossero grandi, e le grandi gli sembreranno piccole per amore di Gesù Crocifisso. Allora tutto sopporta, e non solo il paziente, ma in venerazione alla fede, le pene che il Signore gli manda, la invenerazione. Secondo mezzo, la considerazione dei propri peccati e della punizione che meritano. Ecco, noi purtroppo viviamo in un'epoca in cui
sì, l'uomo ha perso il senso del peccato, no? Non si rende conto della gravità del peccato, di quello che delle conseguenze del peccato. Perché se avesse soltanto lontanamente l'idea, dice Caterina, vorrebbe che non solo le creature umane, ma persino gli animali e i ragionevoli si rivoltassero contro di lui, perché sarebbe per lui il modo per poter in qualche modo espiare quel peccato che ha commesso. Quindi la considerazione del proprio peccato e della gravità di questo peccato ci fa diventare pazienti, anzi ci fa desiderare che qualcuno ci faccia delle cose per le quali noi dobbiamo essere pazienti, perché è un modo per espiare il peccato che abbiamo commesso. Terzo mezzo, considerare la brevità della vita. Nel sopportare pazientemente bisogna considerare che la fatica da sostenere è piccola, poiché è grande quanto il tempo, e il tempo che abbiamo è grande quanto la punta d'ago. Perché? Lo spiego. Perché quello che è passato, capito? La fatica, la sopportazione del passato, è passata, non c'è più. Quella del futuro, non c'è nemmeno quella, perché non si sa se, non si sa se, perché quello è quello che a noi è questo pensiero. Quando siamo in una situazione di tribolazione, noi la pensiamo proiettata nel futuro, e questo è quello che non dobbiamo fare, perché il futuro non ci appartiene, e noi non dobbiamo pensare ho sopportato tanto, ho sopportato prima, no, quello che è passato, non c'è più. Allora c'è solo il presente, e il presente è piccolo, è come la punta, è come la punta di una lago punge, lago punge, però è una punta di acqua. Questa è l'immagine che usa Caterina. Quarto mezzo, considerare il premio che ci aspetta. Non c'è nessun paragone tra le fatiche di questa vita, cioè quello che dobbiamo sopportare con pazienza in questa vita, rispetto alla ricompensa della gloria futura. Dice San Paolo, non sono paragonabili le sofferenze di questa vita di fronte alla gloria di Dio, perché Dio tiene preparata in futuro per coloro che lo temono e che sopportano con buona pazienza la disciplina santa concessa loro dalla divina volontà. Quindi bisogna pensare anche a questo. Quinto mezzo, mettiamo che uno voglia non ascoltare il filosofo e voglia invece sfogarsi, voglia perdere la pazienza. Vediamo che cosa succede, dice Caterina, vediamo che beneficio ne ha, che cosa ne ha di vantaggio, che cosa, dove lo conduce l'impazienza. Non c'è nessun vizio o peccato che faccia presentire tanto bene l'inferno quanto l'ira dell'impazienza. Praticamente, dice Caterina, chi volesse essere impaziente va incontro a una situazione che è peggiore di quella. Non viene, come dire, non ha sfogo, non ha soddisfazione nel rivoltarsi, nel non accettare quella situazione in cui deve sopportare, perché diventa appunto, si trova in una situazione in cui è come una anticipazione dell'inferno. Una persona che è impaziente e irata è come se fosse nell'anticamera dell'inferno. Tutto ciò che gli viene detto, fatto, tutto lo avvelena, e la sua passione si muove all'ira, all'impazienza, tanto facilmente come una foglia al vento. Diventa infine intollerabile a sé medesimo, perché la perversa volontà sempre lo rode in
internamente, facendogli appetire quello che non vuoi. E conclude dicendo così: io non ho mai visto che l'impazienza ci abbia sollevato da qualche fatica, so invece che al contrario la cresce. Quindi tenete conto di queste parole di questa grande santa. L'ultimo mezzo è questo, però ultimo ma non perché è ultimo, perché è meno importante. Quando ci troviamo in una situazione grave di dover sopportare certe cose che ci fanno soffrire, eccetera, bisogna meditare la passione di Cristo. Dice Caterina: non c'è cosa tanto amara che nel sangue dell'agnello non diventi dolce. Non c'è peso tanto gravoso che in questo sangue non diventi leggero. O pazienza di Cristo, che ci desti la vita, perché prendendo con pazienza su di te le nostre iniquità, le ponesti sulle lì della croce, unendole sopra il tuo corpo. Questi sono i consigli che ci dà la Caterina, i sei consigli che ci dà Caterina per acquistare la pazienza e per essere pazienti nei momenti della prova. Grazie.